Che giornata. Allora, adesso in questo momento ho 31 anni, ma questo vlog inizia con una me trentenne. Hello everyone! Ragazzi, lo sto facendo di nuovo. Sto per partire per un viaggio flash come l'ultimo, perché ormai i viaggi lunghi insomma non si possono tanto fare ancora. Però domani faccio 31 anni. Volevo fare qualcosa che mi piace davvero fare. Cosa mi piace fare? Viaggiare. E quindi sto per andare ad Atene, che è una città su cui ho sentito molti pareri contrastanti. C'è chi la odia e c'è chi la ama. Però chi la ama? La ama davvero. Quindi comunque è una città che mi incuriosisce. Tra l'altro, ragazzi, adesso che ci devo andare io, ha nevicato ad Atene. Una bella nevicata. Ad essere sinceri, ha nevicato tipo 3 giorni fa. Quasi spero che non ci sia più la neve. Voi sapete che io non ho la neve. Devo andare in aeroporto. Ci vediamo tra poco. Check in fatto, sto facendo colazione. Ragazzi, posso dire che uno dei pro del vivere in Europa, che assolutamente no, non è neanche tipo underestimated, però è uno dei miei preferiti, è il fatto che noi viviamo in un posto con un sacco di paesi piccoli, tutti appiccicati, e ci abbiamo i voli low cost. E questo ci permette di fare 3 giorni qui, 3 giorni lì, e parlano un'altra lingua e hanno un'altra moneta, non in Grecia, e hanno un'altra cultura e altro cibo. Se vivi in un paese gigante, che possono essere gli Stati Uniti o il Canada, è un po' più difficile, perché geograficamente sei più secluded. Ma staccato, secluded. La mascherina, non mi piace parlare, però è così. L'aeroporto, innanzitutto non c'era la neve. Cioè la neve c'è e si vede che ha pure nevicato. E si vede pure che ha nevicato tanto, perché c'è ancora dopo 4 giorni ai bordi delle strade. Però non c'è più per strada. Επόμενη στάση, Παιανία Κάντζα. L'aeroporto di Atene non è vicinissimo proprio al centro della città. Ci vorrà tipo un'oretta, diciamo, dall'aeroporto al centro con la metro. Sono curiosa di vedere prime impressioni. Appena arrivata ho notato subito alcune cose. Ho notato che sicuramente, cioè, l'impressione che dà è che è una città un po' più povera rispetto magari, ecco, a Roma. In questo momento il mio hotel è molto centrale, quindi sono tipo, penso, all'equivalente tipo di Trastevere di Roma, per dire. Eppure ci sono un sacco di locali che si vede proprio che sono abbandonati, i vetri rotti, pure che riesci a vedere dentro le porte, c'è un ammasso di cianfrusaglie che si vede che sono abbandonati. Però è alternato a dei localini carinissimi, soprattutto la sera, poi dopo insomma adesso vi dirò. Quindi non lo so, in realtà l'impressione che mi ha dato è stata positiva inizialmente. Per esempio, il quartiere dove sono io è pieno di negozietti tipo vintage, dell'usato, di antiquariato. Ma in particolare, inizialmente mi ha dato delle bellissime vibe. No, cioè, raga, ci stanno tipo gli scavi dell'antica Grecia dentro la metro. Ci stanno pure i piccioni. Allora, ho notato alcune cose. Innanzitutto, la lingua greca, quando sento le persone parlare, a volte mi sembra spagnolo. Il modo in cui mettono la bocca, in cui dicono forse le S, non so, c'è qualcosa che mi ricorda lo spagnolo. E a volte l'italiano, cioè io sento tipo delle parole che dico, hanno detto qualcosa in italiano, invece poi sento bene ed è greco. Il suono per me è un misto tra lo spagnolo e l'italiano. Poi magari se qualcuno parla greco, se qualcuno è stato in Grecia, mi può confermare che non sono io che sto mischiando le cose. La gente sul motorino non mette il casco, ma tipo 8 su 10 non mettono il casco, e non so, ma in Grecia non è obbligatorio mettere il casco, per caso? Domani è il mio unico giorno vero pieno, dalla mattina alla sera. Questo hotel è un sacco carino, mi piace un sacco, sia la camera, sia l'hotel, sia la location, perfetto. E domani sarà una giornata bella piena. Stasera facevo un freddo, spero che domani non faccia così freddo. Comunque mi piace un sacco che i dazi siano gialli. Questa via è carinissima, mi piace. Allora, sto cercando di salire sul monte Filopappo, che non ho capito se ci si va al tramonto, ormai è troppo tardi. Intanto vado lì, tanto sono le 6:30, vedo com'è, poi dopo cerco un posto per cenare e poi, se è bello, ci ritorno.
Io volevo andare a vedere la collina di Filopappo e a quanto pare Google Maps dice che questa è la strada, ma non c'è un'anima. E visto che non è tardi ma è già buio, mi sa che vado a mangiare o comunque me ne ritorno più giù con la stradina, con i localetti, e magari prendo un qualcosa da sgranocchiare adesso che non ho mangiato niente tutto il giorno tranne stamattina, e poi scelgo il ristorantino. No, 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 no. L'ho fatto, sono entrata nel caffè a prendermi uno spuntino e ho preso questo caffè tipo shakerato, non lo so che cos'è, freddo, e c'è un caffè qualcosa, perché ci sta un gruppo di ragazzi che penso siano del posto e ce l'hanno tutti. Allora gli ho detto al cameriere: che cos'è quello? Lo voglio anch'io. Ma in realtà è tipo caffè, pensavo fosse tipo un drink locale. Raga, ma a me non mi va il caffè freddo, ci stanno 2 gradi fuori. Ma che cosa, perché tutto un tavolo di ragazzi si beve il caffè freddo? Sto andando al ristorante, che ho trovato un ristorante, ragazzi, io a mezzanotte faccio 31 anni, quindi devo festeggiare, c'è un ristorante carino che fanno anche il pesce. Ho letto che in Grecia cenano tardi, tipo noi a Roma, quindi cenano tipo per le 9, fa un freddo cane, ma in Grecia non dovrebbe fare caldo, la gente ci va al mare. Pare in Grecia non fanno come da noi con le portate, tipo antipasto, primo, secondo, ma fanno un po' come in America e in tutto il resto del mondo, con antipasto e main course, main dish. Nonostante questo ristorante fosse un po' fighetto, perché comunque volevo un ristorante speciale per la cena del mio compleanno, come vedete i prezzi sono abbastanza abbordabili. Ho preso la salsa tzatziki all'avocado e cetriolo con la pita, buonissima, bella agliosa, la famosa tzatziki, tutto aglio, pure utenze, tutto aglio. Una tartare di tonno con peperoncino e una salsa, non mi ricordo cos'era. E poi ho preso questa pasta con le cozze, che in realtà erano crude. Mi sono un attimino preoccupata, ma erano buonissime. Che era particolare perché era con lo zafferano e aveva un sapore molto forte. Diciamo che sapeva quasi di brodo, di dado. Sapeva di risotto allo zafferano. No ragazzi, manca pochissimo la mezzanotte e volevo andare in un locale tipo a festeggiare, ma per il Covid chiude tutto a mezzanotte. Manca un quarto d'ora, non mi fanno nemmeno sedere, cioè mi dicono sì siediti, ma tra un quarto d'ora chiudiamo perché c'è il Covid. E quindi festeggerò così per strada con la gente che si alza da tavola per andare a casa. Happy birthday! Birthday to me! Tecnicamente in Grecia ho 31 anni, ma in Italia ne ho ancora 30. È ora di andare in hotel. Eh sì, eccoci qui. Sono in hotel. Domani è il primo giorno, l'unico vero giorno che ho intero qui ad Atene, e voglio che sia un giorno bellissimo perché è il mio primo giorno da 31enne. Quindi voglio che sia un giorno pieno di storia, di bellezza, di monumenti, di cultura, di cibo, visto che la mia festa dei 30 anni è stata su Zoom. Quindi ho deciso che quella dei 31 sarà migliore, con tutte le cose che mi piacciono. E adesso andiamo a dormire. Buonanotte. Buongiorno, ho sonnissimo. Sono qui per fare colazione, ma non c'è un buffet, penso che facciano tutto loro. Cioè ieri sera hanno preso l'ordine di quello che volevo e mi sa che adesso me lo portano. Ma un botto di roba. Ah, io adoro la colazione in hotel, la adoro. Ma così mi vergogno, non la finirò mai. È impossibile, è impossibile. Però è bellissimo. Tardi, ti ho fatto tardi ed è tipo l'ora di pranzo e voglio vedere ancora tutto, e oggi è l'unica giornata in cui devo vedere tutto. Non riesco a capire dove devo andare, sono un po' frustrata. Non potete capire
capire quanto sto rosicando che è tutto chiuso. Cioè è bello visto da fuori, però volevo vedere se magari, sai, c'era un tour guidato, qualcosa così. C'ho 2 giorni qui. L'unica speranza è che domani comunque io parto di sera, e quindi magari essendo lunedì è tipo un'altra giornata. E poi voglio vedere se mi fanno comunque andare lassù a vedere almeno la parte più bella. Dai, adesso non c'è più la neve, c'è il sole oggi, non ho neanche la sciarpa. Fatemi vedere qualcosa, guarda che bello qui. Ci sono un sacco di stray cats, come si dice, di gatti. Mamma mia. Un altro. Vedo persone lì, quindi ci posso andare. Non mi sentirete mai perché c'è il vento, ma ho trovato un posto fighissimo. No, grazie. No, no, grazie. No. Ho il biglietto per vedere l'Acropoli. Qualcosa oggi la vedo. Bellissima in alto che sovrasta la città c'è l'Acropoli di Atene. Le prime costruzioni risalgono al VII secolo a.C. Inizialmente sulla collina c'era il palazzo reale, poi l'Acropoli come la conosciamo noi risale al V secolo a.C., che è comunque antichissima ed era un luogo di culto con vari templi. Ammazza che bello che è, comunque è d'impatto. Poi io non mi immaginavo che questo sarebbe stato così rialzato su una collina bell'alta, visibile da tutta la città, di notte illuminato, proprio figo. È bello, grosso. Non si può entrare dentro. Io me lo immaginavo forse un po' come il Colosseo, che magari dentro potevi dare una sbirciatina, però mi sa che è troppo pericoloso. Comunque ho capito, quello che io sento, che mi sembra italiano, che parlano qui in Grecia, sembra un dialetto del nord, tipo di vicino Ravenna. Non so perché non sono proprio esperta dei dialetti del nord, ma mi sembra un dialetto del nord misto allo spagnolo. E i greci diviso sembrano un sacco italiani, cioè siamo un sacco simili secondo me. Questo quartiere è carinissimo, è pieno di ristorantini, ho visto un sacco di ristorantini tipo su rooftop, non so se è una cosa tipica di qui. Voglio solo vedere se adesso un tempio è aperto e poi altrimenti mi fermo per pranzo, qualcosa, perché come avete visto ho mangiato un po' tanto a colazione. Last entrance. Scusate, a parte il fatto che sul sito c'è scritto che chiude alle 5. Ok, qui dice che chiude alle 3. L'ultimo ingresso alle 40. Sono arrivata alle 35. Perché è già chiuso? La Grecia oggi non mi vuol far vedere niente. Anche se da fuori questo si vede abbastanza, non è imponente come l'altro. Anche se tecnicamente questo sarà il tempio più grande dell'antica Grecia. Però devo dire che... Allora vado a magnà. Questo posto, che è sul tetto, come volevo prima, mi sembra perfetto. La mangia buono. Buono. Ci riprovo. Adesso mi sembra molto meglio. Andiamo a scoprire questa collina di Filopappo. Allora, sento gente che fa festa su questa collina. Sento persone che suonano le campane, c'hanno i tamburi.
strillano. Oggi stavo pensando a questa cosa, stavo facendo questa considerazione. La Grecia effettivamente mi fa molto Italia, magari non tutta l'Italia, però vedo tanta cultura mediterranea. Cioè io oggi ho passato una domenica pomeriggio nel centro di Atene e mi sembrava molto una domenica pomeriggio nel centro di Roma, tipo c'erano coppiette che stavano sedute sul muretto e si fumavano una sigaretta e parlavano, le amiche che passeggiavano insieme, che si sedevano al bar e prendevano il caffè. Avevo freddo, tra l'altro, con la schiuma che l'ho visto sempre oggi. Mi fa molto Italia, quindi effettivamente c'è una cultura mediterranea. Loro qui dicono tipo una faccia, una razza, che è tipo un modo di dire per dire che gli italiani e i greci sono simili. Ed è vero, penso, in alcune cose. Cioè, ovviamente io sono arrivata ieri, quindi queste sono le osservazioni di 2 giorni. A me sta piacendo un sacco Atene comunque. Passeggiando ho trovato questa festa nel parco che è tipica del carnevale. Infatti devi vestirti di rosa per accogliere il carnevale. Ultimo giorno, mi sto preparando, ho fatto colazione, questa volta ho preso un omelette greca, abbastanza buona, anche se il vincitore assoluto dei piatti greci che ho mangiato finora è questo coso qui, che non so che è, ma mi ricorda la pizza scrocchiarella, quella del forno, e a quanto pare ci sta dentro la feta, la menta e fuori il miele. Oh, buonissimo, buonissimo questa cosa. Adesso devo fare il checkout e la mia priorità è fare il test COVID, perché mi serve per rientrare in Italia. Ho chiesto giù alla reception e sembra che ci sia un posto, una farmacia vicino che fa il test rapido, e adesso devo andare subito lì, così almeno mi tolgo un pensiero e poi voglio vedere se il sito archeologico è aperto. Oh, oggi finalmente una bellissima giornata con il sole, non fa neanche freddo. Allora, prima di venire ad Atene ho chiesto tipo un po' di persone che erano già state e tutte mi dicevano: Atene è caldissima, ho avuto un caldo assurdo, che caldo, perché probabilmente la gente viene in estate. E secondo me la mia esperienza ad Atene è molto diversa rispetto a quella dei miei amici, perché qui faceva freddo, 2 giorni prima la neve. Comunque le porzioni greche sono abbondanti, io abituata al Giappone vi dico, ma anche rispetto a tante porzioni italiane, qui arrivano bei piattoni. Ok, 2 secondi, cioè sono arrivata tipo 10 minuti fa, ho dovuto compilare un foglio, ho dato il passaporto, ho fatto il test, adesso sto aspettando i risultati. Speriamo bene, perché altrimenti sono bloccata qui e non posso neanche postare video praticamente. Sono entrata in un negozio che mi voglio fare dei pantaloni a zampa d'elefante neri e mi sono dimenticata di dirvi che in Grecia devi mostrare il Green Pass con la carta d'identità, ovviamente, anche quando entri nei negozi, quindi anche per fare shopping in ogni negozio. Quindi una seduta di shopping può voler dire aprire e chiudere molte volte la borsa. È aperto, è aperto, lo sapevo, ci ho provato, ho detto tanto lunedì è un'altra settimana ed è aperto. E tra l'altro mi sono arrivati i risultati e sono negativa, quindi torno in Italia. Qui è l'equivalente dei nostri fori, perché è dove c'era tutta la vita commerciale, politica, filosofica, tutto partiva da qui. Devo dire che oggi senza guida è difficile capire cosa era cosa senza una guida turistica, però come lo è per i fori praticamente. A me piace passeggiare in questi punti perché penso sempre tipo, cerco di ricostruirlo nella mia mente con i muri e i tetti di legno e penso tipo, se fossi un abitante di Atene del 4° secolo prima di Cristo con la mia bellissima tunica bianca, come mi sentirei adesso? C'è una tartaruga! Ma che bella la tartaruga, mamma mia! Chiuso pure questo, però capisco perché, perché in realtà ho visto un sacco di alberi caduti, di piante messe male, quindi se questo è proprio un giardino grande, perché dicono che è il giardino più grande di Atene, capisco perché magari è chiuso adesso. Però
per l'ultimo pasto greco sono venuta in questo posto che mi sembra tipo una specie di osteria, trattoria. È come se non avessero piatti principali ma avessero tutti i piattini, e ne ho ordinati un pochetto che non finirò mai ovviamente, però mi sembrano un po' tradizionali, tipo quelle involtini di vite con dentro il riso, vegetariani. È divertente, adesso vi dico pure se è buono, un attimo. Buono, a me piace questo sapore, è particolare. Se non l'avete mai mangiato, ve lo consiglio. Oltre a quello ho preso delle alicette marinate discretamente buone, delle zucchine fritte non molto buone perché erano un po' acquose, e una frittura di calamari che sinceramente non mi è piaciuta molto. Sì, sono troppo abituata a bloccare in inglese ormai. Sto andando alla stazione, ma vi devo dire che mi è piaciuta e che voglio tornare, magari in estate. Guardate che carino. Sì, comunque alla gioventù greca piace molto il rap, si ascolta tutto il rap. Queste sono tutte le mie osservazioni che metto nel calderone. Fateci quello che volete. Sono in aeroporto, sto mangiando un buonissimo yogurt greco che mi era piaciuto tanto la prima volta. In realtà avevo pensato di concludere il vlog una volta tornata a casa, ma ho davvero tanto sonno e so che a casa dovrò fare la doccia, mettermi a letto, e domani già lavoro e ho tantissime lezioni. E quindi ho detto no Sonia, questo è il momento di chiudere il vlog, perché altrimenti non lo chiudi più e ti sguardi. Thank you for watching, subscribe to my channel if you haven't done it already, and check out my Instagram. See you next time.